avremo modo di... prestissimo, benissimo, grazie davvero. Scusi sindaco della Valle, ci sono i cittadini fuori che le vorrebbero dire qualcosa per il bilancio. Così. Noi ci chiediamo questa maggioranza dove sta, abbiamo visto il sindaco poc'anzi, l'abbiamo anche filmato, che faceva salotto con della Valle anziché parlare con i lavoratori. Bilancio indegno su cui stanno svendendo i beni comuni. Questa giunta, questa maggioranza, questo sindaco si stanno svendendo Roma, venendo meno alle promesse con cui hanno carpito il consenso dei cittadini romani. Dobbiamo mandarli a casa, quanto prima. E salendo lassù abbiamo avuto modo di vedere che quello che accade qui viene da lontano, viene da un progetto nato decenni fa di sottrazione dei beni pubblici, ovvero quella che è diventata l'Europa, che doveva essere la comunità europea, è diventata una forma di mercato prevalentemente orientata alla concorrenza e alla privatizzazione di qualsiasi asset pubblico. Ed è quella la battaglia che ora distingue il nostro futuro, ovvero quando si parla di destra e sinistra, anche nel Parlamento europeo è una distinzione che non c'è più. La distinzione che c'è oggi è tra la difesa degli asset pubblici minimi, della dignità del cittadino di fronte alla finanza speculativa e alle imposizioni della Troica e delle istituzioni europee che vorrebbero appropriarsi con il capitale privato di qualsiasi bene comune e quindi levare quelli che sono gli asset minimi che permettono di vivere una vita dignitosa. In Europa stiamo cercando di opporci a questo meccanismo che poi comporta e ricade all'interno delle istituzioni locali, perché tutto ciò che accade qui, tutti i tagli vengono decisi prima nell'alto e poi finiscono nel locale fino al più piccolo comune d'Italia come in tutti i paesi europei. Qui chiudo per non andare a invadere il campo dei nostri portavoce, perché noi del 5 Stelle cerchiamo ognuno di lavorare nel proprio ambito in maniera tale da dare il proprio massimo all'interno del Parlamento europeo con le nostre competenze, evitando che, come succede spesso in televisione, noi abbiamo eurodeputati che vengono in Italia in televisione a parlare di politiche locali senza andare a raccontare quello che succede in Europa. Grazie.